Mini recensione richiesta da Patrio da Luca Nunzi, che vuole che faccia due parole su Cigarette Burns, incubo mortale del 2005 del grandissimo, immenso John Carpenter. Questo è un episodio di un'ora facente della parte della serie, della prima serie Master of Horror voluta da Mick Garris, appunto, del quale prima o poi monterò l'intervista che ho da una parte. Comunque, questo Cigarette Burns, incubo mortale è il migliore, secondo me, di tutti i Master of Horror, di tutti e due i volumi. È un film allucinante, dove Norman, questo gestore di un cinema d'essai che manda pellicole vecchie, nel film vediamo che proietta Profondo Rosso, film amatissimo appunto da Carpenter, viene chiamato da un riccone miliardario per cercare l'unica copia di un film, La fine absolute du monde, un film maledetto al quale sembra che chiunque lo veda impazzisca e si uccida. Il nostro si inoltre sempre più alla ricerca di questo film, fino a poi diventare anche lui una vittima, appunto. Il film è meraviglioso, non ne voglio parlare di più, è un film straordinario, 50 minuti di meraviglia. Carpenter, naturalmente, un'altra volta, senza puzza sotto il naso, riesce a parlare del cinema, della sua forza visiva e della potenza, appunto, del cinema stesso che può indurre verso le persone, ma parla anche di come le persone in realtà siano crudeli, cattivi, e come il cinema in realtà non influenzi niente di più di quello che non sia, appunto, già nella testa delle persone. Un film incredibile, fa una paura assoluta. Secondo me, Insieme al Signore del Male e Il Seme della Follia è forse il film più lovecraftiano e più assurdo che Carpenter abbia mai girato. Un film, tra l'altro, di 50 minuti che ti lascia apertissimo. Un film meraviglioso, la Udo Kier, splendido, il ragazzo che fa il protagonista è eccezionale. Il film non è per niente televisivo, proprio nella messa in scena. La messa in scena cinematografica, infatti, è un dispiacere non vederlo su grande schermo, anche se poi l'ho visto, perché poi hanno fatto fortunatamente nei centri sociali in altri punti delle proiezioni, ma dove veramente si nota un'altra volta come Carpenter sia un genio, di come non si riesca a capire come nel 2019 qualcuno ha un'idea 20, 30, 40, 200 milioni di dollari per fare tutti i film che lui vuole. Questo Cigarette Burns è veramente uno dei film più belli degli anni 2000, un horror che rimane scolpito per la sua grandiosità e che lascia un'altra volta l'impronta del grandissimo Carpenter fra i migliori registi di tutti i tempi, perché anche quando si tratta di fare una parte di una serie TV e di fare un episodio da nemmeno un'ora, il grande Carpenter tira fuori questo vero capolavoro, questo gioiello incredibile che si va a stagliare sopra tutti gli altri, seppur di buon livello, Master of Horror, perché riesce ad essere, nonostante il suo apparato appunto cinematografico e televisivo, riesce ad essere completamente cinematografico e ad essere un'altra volta un film che dice 6 miliardi di cose in sottotesto che tutte vanno scoperte appunto da voi, che non vi voglio dire in questa mini recensione, anche perché questo Cigarette Burns è veramente un capolavoro.